Amanti della buona cucina, bentornati qui con me, Chef Fabio, per un nuovo appuntamento nella Cucina per Tutti. Oggi l'appuntamento è dedicato alla preparazione di un risotto, anche perché so che molti di voi mi hanno chiesto: preparaci un risotto, era un po' che non lo caricavi qui sul canale, e vi ho esaudito. Oggi prepariamo un risotto di stagione, perché utilizzeremo gli asparagi, che sono molto buoni e saporiti, e il taleggio. Quindi, se siamo curiosi di vedere quali sono tutti gli ingredienti per realizzare questo ottimo risotto, non ci resta che metterci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Gli ingredienti sono i seguenti. Abbiamo bisogno di 300 g di asparagi. Poi, qui abbiamo del riso carnaroli, quello buono, di alta qualità, mi raccomando, perché i risotti vengono ancora meglio. Abbiamo 220 grammi, che altro non è che, per farvi capire, 3 tazzine rase. Poi, del parmigiano abbiamo 15 grammi, sale, un cipollotto, che renderà il piatto davvero top. Ho preparato del brodo, non di verdure ma di carne, spingerà ancora meglio il sapore. Un pochino di rosmarino, olio, abbiamo 40 g di taleggio e 25 g di burro. Non ci resta che metterci al lavoro. Il primo procedimento che andremo a fare è il seguente. Allora, innanzitutto andiamo a lavare gli asparagi. Dobbiamo andare a togliere la parte, diciamo, finale, ovvero quella un po' coriacea, un pochino dura. Quindi andiamo a togliere circa un terzo dell'asparago, come potete vedere in questo modo. E questo lo andiamo a eliminare. Facciamo così per tutti quanti gli asparagi e poi vediamo come continuare. Una volta puliti, andiamo a prendere gli asparagi e li tagliamo a pezzettini, in questo modo. In questa ricetta vi farò vedere come cuocerli, non facendoli fare prima una prebollitura, ma li andremo a cuocere direttamente col riso, così la loro acqua verrà rilasciata e insaporirà molto questo piatto. Una volta tagliati, li mettiamo in un piatto e poi, piano piano, continueremo con tutte le varie fasi della preparazione. Con gli asparagi abbiamo quindi terminato. Continuiamo a lavorare con il cipollotto. Quindi andiamo a togliergli anche in questo caso la parte del ciuffo, la mettiamo da parte, anche la parte del fondo che ovviamente non è edibile. Sono andato a togliere via il velo superiore e anch'esso lo andrò a tagliare finemente in questo modo. Con le verdure abbiamo terminato. Ora dovremo andare a prendere e pulire anche il taleggio, perché ha questa parte che non è edibile, quindi la andiamo ad eliminare e poi continuiamo andando ai fornelli. Come vedete, ragazzi, io mi sono trasferito sui fornelli, ho acceso il fuoco al di sotto del brodo perché ovviamente dovremo andare a idratare il risotto senza fargli prendere shock termici, perché devono essere ovviamente alla stessa temperatura. Ho messo anche qui nella pentola più grande il nostro bel cipollotto fresco con un pochino d'olio e appena comincia a sudare, appena comincia a soffriggere, vado a mettere gli asparagi, che abbiamo detto non gli faccio fare una prebollitura perché andremo ovviamente a idratarli insieme al riso con il brodo che ci siamo preparati. Ci siamo, è arrivato il momento degli asparagi e gli vado a mettere anche, per insaporire, un po' di rosmarino. Anche intero va bene, perché tanto poi ne andremo a togliere. Abbassiamo la fiamma, altrimenti si brucia il cipollotto. Mettiamogli anche una presa di sale, così permettiamo agli asparagi di cedere un po' della sua acqua presente naturalmente al loro interno. Raga, non vi dico il profumo, buonissimo. Intanto, come vedete, il brodo sta per tornare ad ebollizione. Noi abbassiamo la fiamma così non lo facciamo evaporare troppo, altrimenti non ci basta. Guardate, ragazzi, io vado un pochino a bagnare le nostre verdure, giusto un pochino, in questo modo. Mi raccomando, non metteteci il vino, solo un pochino di brodo al massimo. Una volta che si sarà asciugato, mettiamo il riso, così gli facciamo fare una sorta di tostatura. Mettiamo il riso. Una piccola tostatura permetterà al riso di cuocersi al meglio e di non scuocere soprattutto. Andiamo a togliere via anche il rosmarino, che ormai il sole ha fatto e anche egregiamente, e cominciamo a mettere il brodo. Giustamente vi chiederete: ma la fiamma deve essere alta oppure bassa? Mi raccomando, una volta che abbiamo tostato il riso, abbassiamo la fiamma, perché altrimenti
si potrà sempre attaccare sul fondo della pentola, creando ovviamente quel bruciato imbarazzante che in bocca non è buono. Andiamo a mettergli ancora un paio di mestoli. In genere tutte quante le confezioni dei risotti hanno un tempo di cottura, questo nel mio caso sono 18 minuti, però io vi consiglio sempre di andare ad assaggiare, perché altrimenti non capirete davvero se il risotto è al dente, rimane troppo molle, insomma io vi consiglio sempre di assaggiarlo. Intanto che il riso cuoce, ragazzi, io sto preparando il piatto. Come potete vedere, ho creato questo disegno. Vado a mettere anche qualche fiore di rosmarino. Ci siamo quasi, ragazzi. Appena vediamo che tutta l'acqua si è esaurita, si è assorbita, possiamo mantecare. Sempre a fuoco spento, mi raccomando. Spengo il fuoco e vado a mettere in quest'ordine il burro, il parmigiano ed infine il taleggio. Mi raccomando, giriamo velocemente affinché tutti quanti gli ingredienti, cioè le parti ovviamente dei latticini, si vadano a mischiare per bene al risotto. Mamma che profumo, ragazzi, che profumino! Io ci vado ad aggiungere anche un pochino di rosmarino in più, così gli dà un pochino di sapore. Siamo pronti per impiattare. E dopo averlo impiattato, ragazzi, ho guarnito ancora con qualche fiore di rosmarino. Questo è il risultato. Io direi di andare ad assaggiarlo. Allora, ragazzi, vi è piaciuto preparare insieme a me questo risotto? Tra l'altro, vedete, la prova dell'assaggio la sto facendo nel mio salotto. Facciamo una cosa un pochino diversa. Il piatto, come potete vedere, è bello. Ora lo andiamo ad assaggiare, così vediamo se è equilibrato nei sapori. Andiamo a vedere un po', andiamo un po' a vedere. Sentiamo. Ragazzi, dai, spegniamo il video, devo andare a mangiare. No, scherzo, è veramente buonissimo, è equilibrato nei sapori, non è troppo salato. La verdura, ovvero gli asparagi, sono rimasti croccanti. Perché? Perché abbiamo fatto appunto questo tipo di cottura. Molto buono. Fatemi sapere come vi è venuto qui sotto nei commenti. Mi raccomando, non siete timidi. E seguitemi sulla mia pagina Instagram, la cucina per tutti 1.0. Da Chef Fabio e da questo ottimo risotto, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ragazzi, me lo vado a pappare.